Non ti preoccupare. Vado con Alta. Se non sei pronto a morire, allora tu devi vivere. Mi hai mentito. Sin dall'inizio. Che cosa devo fare, Alt? Devi solo attraversare il ponte. La vita di V tornerà a essere quella di prima. Tu diventerai parte di qualcosa di più grande. V, io non ti ho mentito. Credimi, ti voglio bene. Quando V attraversa il ponte, è brutto vedere Johnny che cerca di fermarlo. Ascolta, Johnny. Sono felice di averti incontrato e conosciuto. Oh. E mi dispiace. Non ti preoccupare. I morti non dovrebbero interferire con le questioni dei vivi. È questa la realtà. Penso sia normale. Ma non vedo via d'uscita. Troveremo un modo. No, Johnny, non succederà. Non abbiamo opzioni. E non ho la forza di continuare a lottare. Non ti preoccupare. Ti lascerò il tempo che ti rimane. Promettimi solo una cosa, bastardo. Dimmi. Non dimenticarmi. Come potrei? Come potrei dimenticarti, V? Sei stato il migliore, V. Addio. Ciao, V. Eccoci. Stavolta Johnny frammentato, sparso per sempre nell'iperspazio, dissolto e diviso, unito in qualcosa di più grande. Vivi bene gli ultimi giorni. Ehi, sono di nuovo nel letto. La mia collana c'è ancora e sono nel megavillone. Alzate il culo. Alzate gli occhi al cielo. Oggi e solo oggi potreste scorgere il Crystal Palace, l'enorme stazione spaziale su cui i meri mortali non metteranno mai piede. Ora dicono che il Crystal Palace abbia i casinò più costosi. Le donne. Credo che questo ciondolo l'altra volta io non l'abbia preso. Dicono anche di Night City, paradiso in terra. Beh, andiamoci a fare la doccia. Ehi, censura qua, Panam. Ehi. Non potevi aspettarmi. Non volevo svegliarti. Oh. Patata lei. Mi sa che non l'ha presa bene, Panam. Cazzo. E come ovvio se pensare. Noi non stiamo bene lo stesso. Solo che questa volta andare all'afterlife avrà sicuramente un cambiamento. Non ci sarà Rug. Questa volta forse perché l'abbiamo chiamata, ma c'abbiamo il cambiamento di parlare con lei. Ehi, tutto a posto? Panam? Va tutto bene? C'è qualche problema? Tutto ok? No, non è ok. Niente è ok. Cazzo. Lo immagino.
Mi serve un po' d'aria. Cos'è sto sbuffo di fumo? Beviamo il caffè. Beh, amaro. Mi piace con lo zucchero a me. Panam. Ehi. Una cosa la so. Questa città di merda non mi mancherà. Non ti capisco proprio. Dopo tutto quello che è successo nel Mikoshi, non senti la necessità di lasciare questa fogna? Di scappare. Correre senza guardare indietro. Fuggire via con me. Night City è la mia città, ho ancora qualcosa da dimostrare qui. Anche se fuggissi con te, non mi resta molto tempo. Perché non resti qui con me? Ne abbiamo già parlato. Lo sai che ho degli affari in sospeso qui. Un ultimo lavoro di cui occuparmi. E allora? Hai anche tutto l'afterlife ai tuoi ordini. Non ti servono altri lavori, hai già tutto. Merda! Questo è vero. Ho tutto. Ne sei sicura? Perché questo includerebbe anche te, Panam. Resta qui, con me. Non posso. Ho una famiglia, io. Non posso. Sono il mio clan. La mia famiglia. La mia responsabilità. Nonostante questo, tu mi chiedi di scegliere. Perché vi? Per cosa? Questo effettivamente è sbagliato. Dopo che l'abbiamo aiutata. Ho un'ultima cosa da dimostrare. Night City è la mia città. Night City è un cancro. Cazzo! Guarda cosa ti ha fatto! Mi ha mangiato e sputato. Night City avrà una nuova leggenda. Se la merita, io me lo merito. No! Cazzo, prova ad ascoltarti. So cosa ti è successo. Cos'è successo nel Mikoshi. Ma la tua preziosa fama ti sarà di conforto quando morirai qui solo con qualche leccaculo dell'Afterlife al tuo fianco. Tu non capisci, Panam. Sbagliato, V. No che non capisco, cazzo. Tutto quello che fai qui finirà in cenere. Spazzata via da chi verrà dopo di te. Questo è vero. Ma rimarrò comunque nella storia. Io domani me ne vado. Non ci sarà più alcun noi. Lo capisci? Quindi è un addio. Quindi questo è un addio. Fai il tuo lavoro. Mostra questa città chi comanda. E capisci finalmente che il problema non era quest'ultima missione. È che non sai vivere in altro modo. Questo è vero. Hai fottutamente ragione. Dimmi una cosa. Che non perderai la via. Fino alla fine. Te lo prometto. Te lo prometto. Ci vedremo, Panam. Ci vediamo, Panam. Alla prossima. Un giorno. Da qualche parte. Oh! Ricorda. Mi devi ancora raccontare quella storia del tizio del Caucaso. Quello nel bagagliaio. No, è una figata di storia. Ma piuttosto lunga, con molti colpi di scena. Cercherò di trovare il tempo. Sarà meglio per te. Oh. A presto. Alla prossima. Ti ricorderò, qui. Oh. Sempre. Grazie. Sono tristissimo. Non vi immaginate neanche quanto. Sono distrutto. Ma d'altronde, chiederle di rimanere sarebbe stato erroneo. Rimanere per cosa poi? Ad aspettare me? Ad aspettare un cadavere? Che senso avrebbe avuto? Meglio. Buongiorno, V. Meglio lasciarla andare. Dove la porto oggi? All'Afterlife. All'Afterlife. Andiamo lì. Certamente. Eccoci di nuovo all'Afterlife. Buona giornata, V. Grazie, Delamain. Ehi, capo. Il tuo cliente si è fatto vivo, sta arrivando. Che faccio con lui? Digli di resistere che arrivo. Casino, 5 piscine. Ehi, come va? Ehi. Ehi, tutto a posto? Perfetto.
il tuo box è pronto. Grazie, Emric. Ehi, come va? Un ultimo drink? Il solito. Arriva. La gente sospetta qualcosa. Non riuscirò a tenerlo nascosto ancora a lungo. Non ce n'è bisogno. Prenditi un giorno libero. Oggi? È un problema? No, no. È solo che in tal caso ti servirà qualcosa di speciale. Direi di sì. Lui aveva il suo piccolo rituale. Prima di un grosso lavoro si faceva uno sciottino di tequila, la preferita di Sam. Oh. Una volta le ho chiesto se fosse per scaramanzia. Sai cosa mi ha risposto? Sentiamo. Era per ricordare. Ha detto che ripensare a Johnny l'aiutava a concentrarsi su ciò che era davvero importante. Che patata. Ad ogni modo, è una tradizione dell'Afterlife. Ti preparo uno dei nostri cocktail speciali. Dimmi solo a chi vogliamo brindare. Brinderò a Rogue. Che ne dici di me? Brinderò a me. Che ne dici di brindare a me? In alto i calici. Ne avrò bisogno. Se vuoi che l'Afterlife abbia un drink con il tuo nome, devi prima morire. Conosci le regole? No, ma non manca molto. Ok, ti preparo qualcosa. Wow. E buona fortuna, V. Hai buttato dentro solo una roba, eh. Almeno con Johnny la spruzzata di peperoncino glielo mettevi. Beh, addio. Eccoci di nuovo qua. Wayland, dove sei? Ciao, sei già tornato al lavoro. Wayland, sei tornato migliore che mai? Pronto e operativo. Hai già raccontato a tutti quello che hai fatto alla Resaca Town. Tu che ne dici? Claire deve averlo già sentito 3 volte. Vabbè. Ma quello che vuoi fare oggi... Si chiamava Soul Killer questa. È qualcosa che nessuno ha mai tentato. Abbi molta cura di te. E buona fortuna. Grazie. Non ho bisogno di nessuno dei due, purtroppo. Ehi là, mister. Aspettavo da tempo questo momento. Guardare negli occhi l'ultima leggenda dell'Afterlife. Devo dire che sono commosso. L'ultima leggenda vivente. Prego, siediti. È il mio box, sono io che ti dico siediti. Dimmi tutto. Beh, il Mikoshi è stato un'impresa. Hai messo KO la Rasaka. E hai guadagnato Eddie e influenza in città. Ma non solo. Ho guadagnato tutto. I sistemi della Rasaka si sono paralizzati. Si è aperta qualche opportunità. I miei uomini ci si sono fiondati e hanno preso quello che potevano. Mister Occhietti Blu. Quindi è tutto felice di averti reso felice. Ho verificato le informazioni che filtrano dalla Rasaka. Il casino sta testando un nuovo sistema di sicurezza. Ed è vero. Oggi lo disattiveranno per un breve periodo. Beh, allora dobbiamo sbrigarci. Che ne dici? Sono il migliore, non ti deluderò. Non ti deluderò. Hai scelto il miglior mercenario sulla piazza. Così dicono. Ma vorrei vederlo con i miei occhi. Con i tuoi splendidi occhi blu. Nessuno ha mai tentato nulla di simile. E nessuno ci ritenterà, credimi. Direbbero che è impossibile. Nulla è impossibile per me. Stai rischiando troppo. Per dirla in modo poetico, che stai volando troppo vicino al sole. Più vicino di così al sole. Per questo hai assoldato me. Per questo mi hai assoldato. Sai perché ti ho assoldato? Perché faresti qualsiasi cosa se c'è una minima possibilità di... Perché vorrebbe dire che tutte le altre possibilità è quella di morire. Significare giungere a un pelo dalla morte. Sentirsi più vicino alla morte ti fa sentire sempre più vivo. Domani a quest'ora dovrei avere tutti i dati dei clienti del casinò. Non scordare la tua parte dell'accordo. Non dimentico mai una promessa. Buona fortuna. Grazie, Mister Occhietti Blu. E rieccoci qua, di nuovo all'ultima frontiera. Ok, in posizione. Perfetto. Ma perché continuo a fumare? Tocca a me. Sti sbuffi di... Ho disattivato il segnale. Boh, fumo. Attivo il segnale di mascheramento. Ricorda, avrete solo un tentativo e avrete? Sono solo io. Dimmi qualcosa che non so. Una volta iniziato, non potrete tornare indietro. Se qualcuno vi nota, non ci saranno estrazioni o possibilità di sopravvivere. E chi ha bisogno di sopravvivere? Funziona. Guadagnerai più di quanto tu abbia mai immaginato.
I tempi in cui avevo da guadagnare sono lontani. Ora non ho più nulla da perdere. È un po' cupo. D'altronde, chi sono io per giudicare? Hai ragione. Non sei nessuno per giudicare. Mi spiace. Ancora ora, in realtà, ho solo un dubbio su tutto ciò. Non so come montare questi episodi. Non so come montare queste parti e le parti alternative. Ma in ogni caso, sarò sincero. È stato tutto un buon finale alla fine. Ora va o la spacca. Vivi o morti, non si torna più indietro. Passo e chiudo. Ci siamo. Questo è il tuo volo dell'angelo. Vola, V. Vola e non guardarti più indietro. Ora tu sei vicino al sole. Ci sono momenti in cui neanche io so cosa dire. Posso solo guardare e basta. Bello. Bello, bello, bello. L'ultima impresa, V. Quella che nessuno ha mai tentato. Una rapina nello spazio. Forza, allora. Spero per te che tu ce la possa fare. E poi c'è questa scena che io è l'unica che non capisco. Non capisco se queste smorfie siano fatica, sofferenza. Non capisco se sta perdendo ossigeno o se si sta muovendo. Allora, quest'altra opzione, lo ammetto, è molto egoista dirla così. Perché tutto quello che abbiamo fatto era per evitare questo, e tutto quello che Johnny ha deciso di fare era andare con Alt e lasciare vivere V. Scegliere voglio vivere è una risposta molto egoista. E è sbagliata, lo so. Sì, non mi dispiacerebbe vivere ancora per un po'. Johnny, amico mio. Cosa devo fare, Alt? Semplicemente entra nel pozzo. Rinascerai nel corpo di V. E V diventerà parte di me. Ascolta, Johnny. Sono felice di averti incontrato e conosciuto. E mi dispiace. Non voglio morire. Penso sia normale. Ma non vedo via d'uscita. Si è arreso troppo facilmente a questa opzione, V. V. Lo so benissimo che questa opzione è sbagliata. Quando abbiamo parlato al Beast di Sofia. Sì, hai detto che ti prenderesti un proiettile per me. E non ho cambiato idea. Ma questo proiettile viene verso di me. Perciò devo solo evitare di trascinarti con me nella tua. Oh, V. Porca troia, sei più... Hai più senso tu di quanto ne abbia io. Grazie. Io mi sto facendo mille paranoie, invece tu mi stai lasciando andare. Grazie, V. Johnny. Dimmi. Non rendere le cose difficili. P-
Piuttosto sarebbe stato il contrario. Cioè, questo l'avrebbe dovuto dire V. Anche se effettivamente, come ha già detto Johnny, come può dimenticarselo? La sua cazzo di faccia è proprio lì davanti a lui. E rieccoci di nuovo qui, nell'appartamento che Johnny ha scelto prima di lasciare Night City. Attenzione, il mondo sta per diventare un po' più rosso. Non mi ci abituerò mai. Cazzo, credo che non mi ci abituerò mai. Ecco qua, tutto più scuro ora. Cazzo, devo anche fare i bagagli. E devo smetterla di parlare con te, V. Già. Ecco già un cambiamento. Prendi la pistola di Rogue. Meglio non lasciarla in giro. Meglio di no, è un ricordo importante. Prendiamo anche la giacca. L'altra volta non l'ho messa la giacca. Questa volta voglio metterla. Devo dire che con questo outfit la giacca non mi piace. Però va bene uguale. Prendiamo il biglietto. Ho un po' di tempo. Dovrei riuscire a passarvi a trovare. Oh, è diventato da dovrei riuscire a passarti a passarvi. Bellissimo. Non è tanta roba, ma va bene così. Andiamo al cimitero allora. Mi serve un passaggio. Steve, devo parlare con Steve. Compriamo anche una nuova chitarra. Wow, ma a è fantastico. E a sinistra le ultime Chromatics ed Hendersons. I pezzi vintage sono nel retro. Perfetto. E allora questa volta prendiamo la Tensor. Posso? Certamente. Vai. Che giornata pazzesca. Vi lascio qui a giocare un po' da soli. Torno di là, quegli animali mi svuotano il mondo. Hai sentito nessuno suonare Silverhand così? Lo so. E non sentirei più nessuno suonarlo così. Ho letto che non aveva mai preso lezioni. Ha imparato a suonare da solo, inventando il suo stile. Ma come fai? Cioè, a suonare come lui? Hai orecchio. Nessuno può imitare lo stile di Silverhand. Invece sì, ti ho sentito. Forse c'è qualcosa di lui in me? Forse. O magari sono Johnny. Ma come? Johnny avrà un milione di anni oramai e tu sei un milione giovane. Di anni, la madonna. Il corpo non conta, sono ciò che sono. Vedi, questo è solo un corpo. È quello che mi è toccato. Alla fine, io sono ciò che sono. Certo. Chum, sei fuori di testa peggio di me. Beh. Ancora non mi hai spiegato come fai. Tanta pratica. Piuttosto, crea un tuo stile. Quello che ti serve è l'esercizio. E il talento? Il talento ce l'hai. Cosa? Lo pensi davvero? Certo, provaci. Non dico una cosa se non è vera. Ho smesso di mentire. Che giornata pazzesca. Bella chitarra. Cazzo, mi tremano le mani. Beh, non sembra. Un po' grezzo, ma col tempo potresti migliorare. I rocker sono ribelli, dicono quello che pensano. Ci ho provato con mio padre. Non è andata bene. Ricorda, la ribellione cresce con il tempo. Non capisco. Non so bene come spiegartelo. Devi riuscire a capirlo da solo. Sei strano. Ma mi piaci lo stesso. Paghiamo e andiamo via. Va bene, andiamo. Certo, dove però? Al cimitero. D'accordo. Non capisco perché in questo pezzo continui a rallentare. Guarda, è bello qui. Stiamo andando a quanto? A zero all'ora. C'è anche sul contachilometri, è fermo. Ehi,
La pistola? Non sapevo avessi una pistola. Che bomba! Mio padre le vendeva prima. Davvero? Sparerai a qualcuno? È solo un ricordo. No, è solo un ricordo. Apparteneva a qualcuno di importante, eh? Sì, proprio come il ciondolo. Molto più che importante, direi. Che cosa ci farai? Voglio rimetterla al suo posto. Oh, che cosa carina. Oh, c'è l'auto della po... Attento! Vengo con te. Attento, gli sei andato addosso. Aspettami qua. Meglio di no. Aspettami qui, ok? Arrivo. Sei andato contro l'auto della polizia, Steve. Ti fanno la multa. Paghiamo il nostro ordine. Ed entriamo con il massimo rispetto. Lucius Rhyme, l'ex sindaco di questo posto. Jackie Wells, grande amico. Ho sempre brividi quando leggo questi nomi. Evelyn Parker, ci mancherai. Tra l'altro mi sono informato un attimo su alcuni nomi che erano qui. Nick Ford era un ragazzo che non vedeva l'ora che uscisse questo gioco. Purtroppo è morto prima dell'uscita del gioco. Il fratello ha fatto una petizione per far sì che Nick Ford fosse un NPC all'interno del gioco, ma gli sviluppatori di Cyberpunk hanno deciso di omaggiare il suo ricordo lasciandolo in un punto indelebile per sempre. Alt Cunningham, Robert John Linder ed infine altre due nuove leggende. Partiamo con questa. Addio Rug. Rug, non pensavo che sarebbe andata così. Chi l'avrebbe pensato effettivamente? Saresti ancora la regina se non fosse stato per me. Saresti ancora la regina dell'Afterlife se non fosse stato per me. Anche se... forse diresti che finalmente li abbiamo fregati, no? Già. Sì, li abbiamo proprio fregati. Li abbiamo distrutti. Mi dispiace. Non dovevo trascinarti in tutto questo. Mi dispiace. Mi piace il fatto che questo non sia un cimitero vero e proprio, ma sia... un memorario di queste persone. Vi, addio. Oh, vi. Non posso portarlo con me. Non posso più portarla con me, ormai. Non posso continuare a commiserarmi, ripensando a quello che è successo. Esatto. Non potrei comunque dimenticarti. Questa... è la tua cazzo di faccia. Grazie di tutto. Grazie per... grazie per tutto. Ho imparato molte cose. E ne farò buon uso. Addio. Vero. Oh, guardala qui. La regina dell'Afterlife. E vi, sognatore. Beh, Steve, anche questo giro il nostro è un addio. E smettila di fumare, non fa bene alla salute. Ehi, ehi, ma che fai? Ne vuoi una? Ho smesso. Dovresti farlo anche tu. È una cosa brutta fumare. Nuoce all'anima. Dove si va ora? Da nessuna parte. Puoi andare a casa. Io vado via. Tu tornatene a casa, Steve. Grazie. Tutto il qui? Tipo era morto da tanto tempo? No, non da molto. No, non da tanto. Ti manca? Un po', sì. Mio nonno, sì. Mi mancava. Ma ora non più. Ma adesso non così tanto. Il fatto che tu dica questo mi fa pensare che tuo nonno ti menasse, ma non ne sono sicuro. Ho un autobus da prendere, di nuovo. Beh, allora... addio Night City, città dei sogni. Città che può darti tutto e strapparti tutto come se niente fosse. E alla fine la giacca nel video non c'è. Non me l'aspettavo, mi aspettavo sarebbe rimasta, ma va bene così. Ferma l'autobus! Ehi! Torna qui! Sono qui! Aspetta! Sono qui!
La tua chitarra! Dimentichi la chitarra! Ma non era viola la mia chitarra? No, ti sbagli. Ora è tua, Steve. Non ho dimenticato niente. Non succederà più. A me sembrava fosse viola la chitarra, però... non voglio distruggere il momento. Sarò sincero, io l'ho già detto, ma questi due finali sono veramente molto emozionanti. Ma questo molto di più, perché è molto triste. Mentre quello di V è molto epico, vedi V proprio che esaudisce proprio l'ultimo suo desiderio, andare nello spazio a fare una rapina. Questo di Johnny è una nuova vita, un cambiamento, un'altra possibilità, una cosa che 50 anni prima sicuramente non avrebbe usato come farebbe adesso. Fanne buon uso, Vi. Anzi, fanni buon uso, Johnny. C'è solo una chiamata di cui mi importa. Una chiamata che non vedo l'ora di vedere cosa mi dirà. Eccola qua. Vuoi continuare a evitarmi? Certo che sì, codardo del cazzo. Eccoti un bel consiglio, Johnny. Goditi la tua vita in prestito, perché non durerà molto. Non scherzo. Credimi quando dico che ti troverò, cazzo di psicopatico! Ovunque tu ti nasconda! E quando lo farò, ti strapperò V dalla testa! Non chiedermi come, al momento conto sulla mia ostinazione! No! Sai cosa sei, Johnny? Un parassita! Una fattuta tenia! Mi hai sentito? Goditi quel poco tempo che ti resta. È incazzata nera. Ed è incazzata giustamente perché l'abbiamo chiamata. Sono Saul. Ho saputo che è successo qualcosa di grosso a Night City. Però Panam non ti ha detto cos'è successo veramente, Saul. Non so cosa tu abbia intenzione di fare ora. Andarmene, perché ma Panam vuole menarmi. Altro che... prendiamo sempre cura dei nostri fratelli. Io penso che Panam non la pensi così, Saul, mi dispiace. Sei un aldecaldo. Non dimenticarlo. Grazie, Saul. A presto. Non ci vediamo. Ed eccoci di nuovo qui. Forse non era nient'altro che un sogno anche questo. O una simulazione, chissà. Ecco la tua ricompensa. Spero che le mie ricompense riguardino gli oggetti che ho trovato. E il mio fucile fortunatamente è di nuovo qui. Eccolo qua. La vanga del becchino. E la pistola di Rogue. Però c'è da dire una cosa. Non sono quelle che ho trovato durante il gioco in realtà. Non sono quelle che ho trovato durante la partita. Perché la vanga io l'ho potenziata. È vero, la vanga che avevamo trovato faceva 1999 di DPS. Questa fa 200, fa cagare. Abbiamo ottenuto un punto talento almeno potenziandola. In ogni caso, è il momento di andare a fare un altro finale.